Tragico incidente nel Palermitano, a perdere la vita un cittadino ennese di 66 anni, Cono Gugliotta. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto sulla strada statale 121 nei pressi di Mezzoiuso. Grande sgomento nel territorio ennese, in quanto Gugliotta era molto conosciuto nel settore dei prodotti caseari. Continuano ad essere trovati gatti morti in contrada Ferrante a Enna Bassa, nei pressi della rotonda che porta all'ospedale Umberto I. Il fenomeno si ripete ormai dallo scorso 20 maggio, anche stamattina è intervenuta la polizia municipale che ha sollecitato l'ufficio veterinario dell'ASP per le analisi del caso. Siamo profondamente indignati e addolorati dal ripetersi di atti di inciviltà ai danni di animali indifesi, hanno commentato dall'OIPA. Ricordiamo alla cittadinanza, prosegue l'organizzazione animalista, che avvelenare un animale è un reato. Siamo pronti ad affiancare la cittadinanza nelle azioni legali che ormai appaiono indispensabili per fermare questo fenomeno indegno. Andrea Greco è stato eletto coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti Sicilia. Lavorerò al massimo delle mie capacità, ha commentato, per fornire rappresentanza agli oltre 250.000 studenti della nostra regione nelle sedi nazionali di rappresentanza. Nicosiana, la rassegna culturale di arte, cinema e spettacolo che si sta svolgendo a Nicosia e che si concluderà domenica, prosegue stasera alle 21 in piazza Garibaldi con lo spettacolo teatrale dal titolo Rotte, con protagonisti Gianmarco Saurino e Daniele Greco, regia di Mauro Lamanna. Da ieri è possibile ammirare la 28ª edizione dell'infiorata Pace e Armonia delle Differenze, organizzata dall'associazione FIDAPA. All'interno della manifestazione Ripartiamo dallo Sport, oggi e domani al Tino Pregaddio di Enna Bassa si svolgerà il campionato nazionale di atletica leggera WISP, prevista la partecipazione di oltre 200 atleti. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.